Ciao, sono Gianluigi Bonanomi e sono un utente di Dropbox. Piccolo disclaimer, questo video non è finanziato da Dropbox, lo faccio spontaneamente. Voglio prendere l'esempio della comunicazione online di Dropbox. Ripeto, io sono un utente pagante, tra l'altro, forse al di là del video c'è qualcuno che invece sta usando la versione gratuita, quindi sappiate che io vi sto mantenendo tutti, ma questo è normale in tutti i sistemi che si chiamano appunto di freemium, cioè una parte free, una parte a pagamento, solo più o meno il 5% delle persone pagano, ecco, io sono quello che paga per il vostro Dropbox. Io voglio prendere l'esempio della comunicazione online di Dropbox, che è molto molto buona, per enunciare alcuni principi fondamentali di digital copywriting. E allora vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando. Anche nella pagina di presentazione di questo servizio, appunto Dropbox, non si parla tanto del servizio in sé, ma del beneficio che porta. Innanzitutto poi ti dà del tu, quindi parla del tuo team che può utilizzare questo strumento, parla degli strumenti che tu preferisci e soprattutto finisce con una bella call to action. Andate a vedere questa pagina perché è un concentrato di come bisognerebbe presentare un prodotto in modo poco autoreferenziale, quanto siamo bravi, quanto siamo belli, quanto che figo il nostro reparto di ricerca e sviluppo che ha tirato fuori una perla. No, a me non interessa tanto quello che sta dietro, a me interessa il beneficio. Quindi questo è un concetto. E poi dare del tu anche un modo molto efficace di fare comunicazione online. Ma veniamo anche a un altro aspetto. Sì, al di là dei benefici, a volte ci si focalizza particolarmente in questo sito di Dropbox sui problemi. Per esempio si individua quale può essere il problema, che ne so, i contenuti ingovernabili, come contenuti sparsi, oppure ci sono delle interruzioni nel lavoro perché non hai sempre a disposizione i tuoi file, il coordinamento è difficile anche con gli altri. Ecco, da questo punto di vista quindi l'idea di focalizzarci sul problema prima ancora di dare beneficio e poi parlare solo infine della soluzione è molto molto importante, molto molto interessante. Un'altra particolarità della comunicazione online di Dropbox è che ha capito che sta parlando con interlocutori molto diversi, quindi ha fatto una sorta di analisi del target, ha diviso in cluster, quindi in sottogruppi, e fa una comunicazione diversa a seconda di chi vuole essere l'interlocutore. Può essere il libero professionista, può essere l'azienda, può essere, non lo so, qualcun altro, un'associazione che usa Dropbox per la condivisione dei propri documenti. E poi c'è un'altra cosa, l'idea di essere molto molto efficaci nel risolvere dubbi, nel rispondere ai dubbi. Le persone prima di acquistare sicuramente si fanno venire mille dubbi, perché devi cacciare soldi, e tutte le volte che cacci soldi è molto doloroso, tra virgolette. Primo, perché potresti perdere il denaro che spendi, investito, e secondo perché potresti rivelarti non all'altezza di saper scegliere e saper comprare. Ecco, tutti i dubbi quindi vengono in qualche modo distrutti nelle FAQ, nel senso che è una raccolta delle domande più poste, più di frequente dagli utenti, e quindi con le risposte, tra l'altro scritte in modo molto efficace, molto molto semplici. Che cos'è un utente business? Quanto spazio avrà il mio team? Tutte cose che sono praticamente utili. Un'altra cosa che mi piace molto nella comunicazione di Dropbox è puntare sul content marketing, quindi c'è un bel blog dove si parla di alcune tematiche. Questo è utile sia per l'indicizzazione lato SEO, ma soprattutto anche per sviscerare alcuni problemi e quindi fare una comunicazione più coinvolgente, ripeto, non focalizzata sul prodotto ma focalizzata sul problema del pubblico. Un'altra cosa da dire è che si parla anche di riprova sociale con i casi di successo, vi sono delle testimonianze, e quindi si usa l'idea che non sia Dropbox a dire che Dropbox funziona, ma che siano dei testimonial, gente che ha pagato, gente che sta utilizzando lo strumento e che è talmente contenta che va in giro a dirlo e quindi diventa un ambassador praticamente del brand Dropbox, come ho fatto io un pochettino all'inizio. E usare anche i loghi delle aziende che stanno utilizzando questo strumento ci permette comunque di capire che non saremmo i primi, anzi ci sono aziende molto più importanti della nostra, realtà più importanti della nostra, che hanno già fatto questo passo, quindi posso stare tranquillo. Un'altra cosa molto interessante è che Dropbox lavora anche a livello di
valori in termini di comunicazione, tant'è che parlano di fiducia, parlano di sicurezza, che è sicuramente importantissimo, di compliance, di privacy, ed è una cosa veramente interessante a tal punto da meritare una sezione a sé. Ricapitoliamo quindi perché la comunicazione di Dropbox funziona e perché noi possiamo trarre degli insegnamenti per fare anche la nostra comunicazione. Prima, non si focalizzano sul prodotto, ma si focalizzano poi sulle esigenze, sui problemi. Si parla infatti di problemi, distinguendoli per target, anche utilizzando poi non soltanto le pagine istituzionali, ma un blog. Si danno delle soluzioni concrete, quindi il beneficio, dall'altra parte c'è qualcuno che pensa cosa ci guadagno io, e quindi viene messo nero su bianco. Danno del tu per fare una comunicazione più diretta, più empatica, più coinvolgente. Risolvono i dubbi con delle risposte, le FAQ, anche con la social proof, nel senso che i miei dubbi forse erano i dubbi anche di altri che però hanno già provato il prodotto, il servizio e ne sono soddisfatti, quindi puntano sulla fiducia da quel punto di vista lì e poi un sapiente utilizzo qua e là anche delle call to action, indurre all'azione il pubblico proprio per provare il prodotto, per chiedere delucidazioni, per fare un preventivo e via dicendo. Quindi, secondo me, la comunicazione di Dropbox è un ottimo, ottimo esempio di come si dovrebbe parlare al proprio pubblico online. Io intanto vi aspetto non su Dropbox, ma su gianluigibonanomi.com.